Francesco Branchetti e Corinne Clery in scena questa sera per la 20ª edizione di Prima Fila con Relazioni Pericolose. Vi rivolgo innanzitutto al regista. Come nasce l'idea di riportare in scena questo grande classico del Settecento che però si rivela sempre anche molto attuale per il modo in cui presenta queste relazioni di potere, intrighi, gelosie, ma anche passioni? Ah, io credo che sia, non ci sia testo più attuale in questo momento in cui non si parla che di inganno, di simulazione, di sentimenti, questo è stato l'anno in cui, accendendo qualsiasi canale di qualsiasi rete, si parla di narrazione, no? La narrazione della guerra, la narrazione della pandemia, eccetera. In questo testo, si analizza le dinamiche della dissimulazione di un sentimento, della capacità di simulare tutto ciò che non è vero, sempre con un fine molto ben preciso. Non c'è neanche un momento delle relazioni pericolose, che è appunto un romanzo epistolare di Delacroix, in cui un personaggio parli senza avere un secondo fine. C'è sempre un secondo fine, un obiettivo in qualsiasi frase di Valmont o della Marchesa. Cioè, tutto è mirato ad ottenere un obiettivo preciso, e credo che sia diciamo, un'analisi del sentimento della malafede e della circonvenzione tra i più straordinari della storia della letteratura, prima della letteratura e poi della drammaturgia adattato per il teatro. È stato adattato per il teatro da David Conati, e credo, insomma, sia un'epoca in cui sia molto facile immedesimarsi in questi rapporti, in questi intrighi, in queste passioni, in questi sentimenti, in tutte queste bugie, no? Certo. A lei invece volevo chiedere una curiosità, Solo? una grande carriera tra cinema, televisione, ma anche teatro. Qual è un po' il luogo in cui si sente più a casa, forse in cui riesce anche a esprimere meglio la sua Allora, io che sono di carattere passionale nel bene e nel male, intanto in questo caso mi trovo benissimo perché quello che ha detto Francesco è esattamente quello che sta succedendo oggi, ma ho bisogno del calore del pubblico, del calore di essere in diretta con le persone, di interagire, di sentire se va bene, quando non va bene, entra nello stomaco, di avere delle emozioni. Al cinema, diciamo, intanto non è che sono tutti questi ruoli per le donne grandi, io voglio più tornare indietro, voglio andare avanti, quindi preferisco esprimermi attraverso il teatro in assoluto adesso. Ormai sono 22 anni che ho fatto questa scoperta e ho scoperto proprio questo amore e anche questo dolore, perché io soffro sempre, sono sempre agitata, sono sempre angosciata, ansiosa. E metto in dubbio la mia persona ogni giorno, mi ne sa qualcosa e come credo anche lui, perché no, Assolutamente sì, forse sembro tanto assolutamente. sicura, invece lì arrivo e ho già i brividi, già comincio a stare in ansia e mi danno delle emozioni, mi dà la gioia dopo, l'emozione prima, la tensione durante, mi esprimo. Questo testo è proprio per un personaggio femminile. Meraviglioso, nel teatro ci sono tanti personaggi femminili da poter rappresentare e poi in teatro puoi morirci in teatro, non c'è età, anzi tutti i ruoli del mondo, no? E poi se arriva, faccio delle belle battute, se arriva il film giusto, sì, ma non ho le emozioni, è la verità. Preferisco faticare, farmi dei lunghi ganci, così, però mi emoziona. Nel qui ed ora, Sì, ha detto una cosa bellissima, la verità, no? Perché il teatro è verità sostanzialmente è in tutte le sue certo. contraddizioni. Secondo lei è terapeutico tutto questo? Sicuramente, sicuramente. Io credo che per il pubblico vedere un attore sul palcoscenico gli dà anche un senso di rispetto, di attenzione, poi subito capisce se tu gli piaci o no, quindi magari si sente, almeno io, se sento che qualcosa va, cerco di dare ancora di più e penso che sia terapeutico, poi dopo uno è
o contento, oppure dire io non sono mai contenta di me, sono terribile con me stessa, però è vero, potrebbe essere sì terapeutico, ma anche per il pubblico, anche per il pubblico, perché il pubblico è attento, non c'ha il telefonino, non ha il carica baia, non va a prendere l'acqua, e deve, questo testo deve essere attento a ogni parola. È un teatro, sì, e quindi particolarmente complesso, per cui chiaramente l'attenzione dello spettatore è fondamentale. È concentrato su di noi, quindi noi diamo il più possibile. È terapeutico anche per noi che lo facciamo. Sì. Oltre che per il pubblico. Invece da donna, rivolta alle donne, cosa ha da dire di importante secondo lei questo lavoro alle donne? Io avrei un sacco di cose importanti, se avessi lo spettacolo io non sono mai chiacchierona, ma io, per tornare al nostro testo, è veramente un periodo storico per tutte le brutte cose e purtroppo la storia è sempre quella, non cambia mai. Non cambia con i secoli che passano, con la cultura che dovrebbe essere migliorata, tutto torna là, come il malato immaginario di Molière, è la stessa cosa, come le intellettuali di Molière, c'è sempre quella che sa più degli altri che poi non sa niente, e la vita non cambia, cambiano i computer, cambiano la velocità del mondo, ma la storia non cambia. Questo è un testo che per le donne è un testo, in questo testo in cui si parla ininterrottamente di inganno maschile nei confronti della donna, c'è un personaggio femminile, quello della Marchesa, che tenta di combattere, di combattere questa predominanza maschile attraverso le stesse armi però dell'uomo, esatto. Cioè attraverso l'inganno, attraverso ogni forma di dissimulazione del reale, della realtà. Sono due cinici terribili. È un testo di una violenza cerebrale assoluta. Che a volte è terapeutica anche per chi ascolta, soprattutto per chi ascolta, no? Risveglia la donna, reagisce allo stesso modo, quindi lo frega alla fine, si frega pure lei, però è un duello. Un duello. Divertitevi. Grazie. Detto questo, come si dice a teatro, lo possiamo dire, no? Merda. Merda. Tanta merda.